Ragazzi, è arrivato. Eccolo, vieni. Siamo andati insieme, soltanto che sono sceso per aprire il cancello a Leti. Ora guarda, vedi, vi spiego la situazione com'è andata. Quando si entra in questo cancello, io lascio la macchina così, in modo che mio padre era così, una macchina da dietro è arrivata e è passata veloce di qua. Il cane è uscito così per girare intorno alla macchina, boom! Invece mi fermo in mezzo alla strada in modo che nessuno lo tocchi. Là è dove alloggerà Ace. È un terrazzino dove può stare tranquillo. Almeno non esce di lì, non corre troppo. Magari si agita, capito? Quella è Peppa che è contenta di rivederlo. Non le targhe, non le mette, magari sì. Andiamo a vedere. E lo facciamo passare da. Facciamo fare il giro da casa. Portarlo fuori stamattina, come hai fatto il giro? Sì. Davvero? Sì. Operazione andata, eccolo! Ecco un salutino fra i due. Ah, gialla oggi te l'hanno messa, mica figa. Io c'avevo quella blu. Vieni, Ace. Piano piano, aiuta un po'. Andiamo, giù Peppa, andiamo Guardate adesso, come mi vieni. ha conciato la macchina, guardate. Vieni. Vedete che non l'appoggia, ora sta attento anche da solo. Alzalo solo da sotto. Così appoggia piano le zampe davanti, amo. Brava, ora tanto lui non è scemo, le sa usare. Sì, ma Ora ora non devi iniziare a correre. no, gli metteremo l'imbuto. No, ma non corre, tranquilla, è tranquillo ora. Come Andiamo, dai, iniziamo di là, vieni. stai, Ace? Sì, questo è già a No, correre. piano. Oi, giovane, andiamo piano, mettiamo il terrazzo, almeno si rilassa un po'. Infatti, mi ha detto, bisogna fare il Sì, facciamo giro. il giro. E il collare elisabettiano dov'è? È in casa. Piano, piano. Ma questo pensate che è Non tranquillo, mangiare niente. ingessato e già corre. Fino a stasera niente. Sì, lo so. Ok, ragazzi, quindi il cane sta bene, eh? Alla faccia di qualche stronzo che gode quando succedono queste cose. Ce l'ha fatta il nostro Ace. Guardate che roba qui, una ingessatura. Questo è come un bambino, ragazzi. Ci è costato 680 euro quell'operazione, però. Chi è che non li avrebbe spesi, ragazzi? Voglio vedere chi è che non avrebbe speso quei soldi. Vieni, Is. Eccolo qua, ingessato nuovo. Eccolo qua, guarda. Vieni, topo. Sta arrivando, sta arrivando. Sì, ti stai. Eccolo qui. Is, di qua. Vieni. Bravo, mettiamo fuori all'aperto, vai, vai. Andiamo? No, no, di là lo mettiamo. Vieni. Vabbè, mettono un po' sto bordo. Piano, piano, piano. Sì, infatti lo mettiamo lì ora. Vai. Ora veniamo in terrazza. Ora, tutte le sere io e Chris di solito si va davanti alla casa dall'altra parte. Ora, tutte le sere siamo qui con lui a fargli un po' di compagnia. Qui dove verrà, vedete, qui non può scappare. Qui diciamo è arieggiato, quindi lui sta qui tranquillo. C'ha la sua lucetta, tranquillo. Ace, ieri hai fatto un incidente che potevi essere morto e oggi eccoti qui con noi. Questo, ragazzi, è un piccolo miracolo. Perché è stato miracolato sto cane, perché l'ha preso in un punto dove poteva prendergli tutto il corpo, invece è stato miracolato. Ti è andata di culo, fratello. Ricordati, questo ci unisce, eh? Legame di sangue, braccio sinistro tuo spezzato, braccio sinistro mio spezzato. Io però dopo questa ho messo la testa a posto più o meno. Non mi hanno messo l'imbuto, vabbè. Però oh, almeno senti tutto, eh. Sicuramente senti tutto. Dai un bacio. Dai un bacino, poverino. No, già prima ce l'aveva. Sì, l'ho visto prima anch'io. Vabbè, ragazzi, per oggi vi lasciamo così. Domani se succede qualcosa di nuovo vi facciamo sapere. Per ora sta bene. Quindi eccolo lì. Un mesetto dovrà tenere l'imbuto e poi a posto. Vabbè, ragazzi, un saluto a tutti da Ace, è tutto. Bravo. Eccolo. E ci vediamo alla prossima. Sei contento? Bravo. Un bacino anche al tuo amore. Bacino, 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 bacino. Guarda. Oh, sono merda, ho speso 70. Vabbè. Ciao, ragazzi. Un saluto. Aiuto, aiuto!